Buongiorno a tutti, eccoci qua, buon pomeriggio, sono circa le 17.13 e come vi avevo promesso siamo qua per parlare oggi di Top 11,
Io ce l'ho su iPad, la Top 11 è un gioco creato dalla Nordeus e ha fatto la sua prima apparizione il 9 maggio 2010 su PC, su Facebook diciamo, perché è nato come un gioco per Facebook. Con l'account di Facebook uno poteva entrare come in tanti altri giochi che facevano parte di Facebook, eccetera. Entrava dentro a Top 11, si faceva la sua squadra, era molto molto più semplice di quello che vedete ora in questo momento, molto molto più semplice. Entrava dentro, e faceva la sua squadra, le sue partite, c'erano diciamo allenamento, varie cose, potevi comprare i giocatori, non come adesso. Adesso diciamo è molto cambiato. Adesso entriamo pian pianino nel dettaglio e cerchiamo di vedere un po' più che altro come è sviluppato questo programma, i vari menu che ci sono. Questa è la schermata principale che vedete. Di fianco avete tutti i vostri amici Facebook che giocano a Top 11. La schermata principale avete la prossima partita che è in programma, vedete 19:15. Prossima partita di Coppa, vedete sulla riga verde c'è scritto Coppa. Dopodiché sotto l'ultima partita giocata, vedete un 2-2, la mia squadra a nome di Patatin, che lo vedete lì. Comunque sotto il 2-2 è la partita giocata precedentemente, quindi la prossima e quella precedente. Vediamo un po' come sono i menu. Primo menu, i due quelli qua. Cominciamo praticamente con la rosa, dove avete tutta la vostra squadra in campo, con la formazione che voi avete scelto. In questo caso è un 4-1-2-3 la mia, diciamo un mediano centrocampista, un trequartista, due ali un po' strette e una punta al centro, cosa di difensori. Però naturalmente una cosa che potete fare, memorizzare fino a 4 tipi di moduli e giocatori ovviamente che avete. Se uno lo vendete o non l'avete più, avrà il buco lì e sarà rimpiazzato automaticamente dal primo giocatore, diciamo, che può essere inserito in quel ruolo e che avete in panchina. Vedete che ci sono vari tipi di modulo. Vedete che quando vado a cambiare il modulo, attualmente i rossi sono i giocatori che avevo prima, che non ho più. Questo è un modulo, il secondo modulo diciamo non lo uso più da un po', anche il terzo modulo. Io uso questo momento il primo modulo, la squadra principale, il quarto modulo che è composto, sempre fatto uguale, sempre con il mio 4 classico. Io gioco da una vita col 4, diciamo 1-2-3, che poi è un 4-3-3 con un mediano, un centrocampista e un centrocampista avanzato, ma in realtà è un 4-3-3. Io è una vita che gioco con questo modulo, quindi ho entrambi i moduli uguali. Nel primo ho la squadra titolare, i giocatori più forti. Nel 4 ho diciamo tutte le riserve, i panchinari e coloro che stanno anche in tribuna. E questa diciamo è la prima cosa che c'è nella rosa. Con titolari vediamo tutti i giocatori che abbiamo, partendo dalla squadra titolare, andando giù abbiamo poi tutti le riserve in panchina, che sono 7, e quelli che sono in tribuna, per un massimo di 28 giocatori che potete avere, massimo sono 28, non di più. Se ne avete qualcuno in più che lo comprate, rimane fuori dalla squadra, non lo perdete, per 3 giorni rimane diciamo in stand by. Appena liberate una posizione, vendete un giocatore o lo vendete o ve lo comprano o è vecchio, quindi va in pensione eccetera, quello che avete fuori rientra dentro in squadra automaticamente. E qua abbiamo le tattiche durante la partita, le possiamo preparare prima, ma anche mentre giochiamo possiamo andare a cambiare le tattiche da offensiva, possiamo andare a cambiare molto difensiva normale, offensiva molto offensiva. Noi abbiamo varie possibilità, possiamo cambiare il tipo di gioco sulle fasce, sulla destra, sulla sinistra, al centro. Possiamo poi andare anche a cambiare il tipo di passaggi, corti, lunghi, oppure sia corti che lunghi a scelta. E possiamo scegliere se è giocare con il contropiede o no. Questo era per la parte centrale e attacco.
La difesa, stessa cosa, possiamo andare a cambiare anche qua, tipo, il tipo di pressing che vogliamo fare, alto-basso, lo stile, i contrasti, se vogliamo essere duri, ovviamente col duro beccheremo sicuramente delle ammonizioni e saremo anche a rischio di espulsioni e di punizioni facili da parte dell'arbitro. E c'è la marcatura, possiamo farla uomo o a zona e per finire la trappola del fuorigioco, se attivare o no. Quello che vedete in questo momento è quello che sto usando io, ma non è detto che sia poi buono, o magari ogni giocatore, ogni player ha un modo proprio di giocare, un suo stile, eccetera. Ok, in questo momento, se non sbaglio, non mi ricordo che squadra abbiamo la prima squadra e la seconda. No, abbiamo la seconda squadra in questo momento, perché abbiamo giocato con la prima, quindi erano un po' stanchi, abbiamo la seconda. Comunque direi che possiamo anche cambiare, perché cambiare squadra è semplicissimo, questo per cambiare la rosa. Rimaniamo qua, scusate, nella formazione abbiamo le nuove tattiche praticamente, eccole qua. Io vado a cambiare, prendo la prima, la carico, con carica, mi chiede se voglio caricarlo, certo, e dico di sì. E adesso diciamo che ho la squadra con i giocatori più forti titolari. In alto a destra vedete le stelle gialle e arancione, prima eravamo sul 90%, i giocatori erano tutti più scarsi, ovviamente erano tutti con le stelle gialle, qualcuna arancione, ma il più erano gialle. Qua la maggior parte ce n'è anche uno o due arancioni, addirittura un giocatore ha la stella rossa. Le stelle vanno probabilmente da una gialla arrivare fino a un massimo di 10, mai viste, diciamo che sono 8, 9, perché la decima io non l'ho mai vista. Comunque sono 5 gialle, 2 arancioni e 2 rosse, e quello è il livello del giocatore che con gli allenamenti eccetera, con le partite, con punti, promozioni, bonus che vengono dati durante il gioco, man mano possono crescere. Il campionato dura praticamente 26 giornate, sono 14 squadre, quindi 13 andate e 13 di ritorno, e praticamente una giornata al giorno, in un mese si completa un campionato. Dopo hai 2-3 giornate di riposo e parte quello, il campionato successivo. Praticamente quindi ogni mese è un campionato. Alla fine del campionato i giocatori tuoi vengono tutti scalati di una stella. Perché questo? Altrimenti se tu parti con una squadra con tutte 5 stelle, dopo 5 campionati le hai tutte praticamente a 10, e quando tutti calano, e poi sarebbe una cosa molto diversa dalle altre squadre che magari erano già sopra o sono retrocesse, eccetera. Quindi per equilibrare tutte le squadre fra di loro, ogni campionato alla fine, alla partenza del gruppo successivo, la tua squadra, i tuoi giocatori vengono tutti calati di una percentuale, quindi di una stella. Questo è diciamo quello che riguarda un pochino la rosa. Abbiamo la parte dell'allenamento, che si può fare in vari tipi, quello rapido che è molto tranquillo, se no possiamo farlo selezionando i giocatori che vogliamo noi, chi vuole allenarsi, chi deve allenarsi, chi ha bisogno di allenarsi. Scegliamo ogni giocatore, centrocampisti, mediani, quello che vogliamo, tutti quanti. Dopodiché, una volta selezionati i giocatori, mettiamo ora che li facciamo tutti, volendo facciamo prima, per farvi vedere. Fatto, vedete che sono 27, perché io in questo momento ne ho venduto uno, quindi ho in squadra, in rosa, 27 giocatori. Tutti sono 27 in allenamento. Cosa dobbiamo fare? Allora, io qua ho tutti gli allenamenti che sono sbloccati. Ovviamente all'inizio del gioco avete sei possibilità di allenare. Adesso vedete sotto, trascina qui, siamo i 6 slot vuoti per fare gli allenamenti. Quindi 6 tipologie di allenamento per ogni ondata di allenamento, appunto. E all'inizio non avrete 6, ne avrete 2, dopo qualche partita, eccetera, appunto, bonus andrete a 3, 4, 5, 6, finché alla fine arrivate a 6, che è il massimo, però ci vorrà un po' di tempo per riuscire a sbloccare tutti i 6 slot disponibili per poter giocare. Alessandro, scusa, ti vedo solo ora, non ti avevo visto, sei curioso, sì. Dimmi tutto. Abbasso l'audio della musica, è troppo alto? Vediamo se riesco, perché con l'iPad non è così semplice. Va molto velocemente. Penso che così sia più basso. Io lo sento più basso. Vediamo un po' il riscontro di Alessandro, se non è fuggito subito. Se è ancora qua. Ok.
stavamo dicendo, gli allenamenti. Abbiamo 6 slot che inizialmente ne avrete solamente uno o due, poi man mano che giocherete, provare con delle partite e del tempo, si sbloccheranno i vari slot. In ogni slot potete selezionare l'attacco, tipo di allenamento d'attacco, allenamento di difesa o allenamento fisico o mentale. Ci sono un sacco di possibilità, ok, grazie Ale. Ci sono un sacco di possibilità di poter allenare un giocatore singolarmente, a gruppi, si possono allenare tutti insieme, 3 giocatori, diciamo noi a 6 dei giocatori che alleniamo e quanti ne alleniamo e quanti fasi di allenamento. Dicevamo, per l'attacco abbiamo varie possibilità di allenamento, abbiamo lungo il 3, il contropiede veloce, sotto vedete, vi fa vedere che cosa allena di quei giocatori che l'ho fatto, tipo con lungo 3 tiro ci allena la velocità, il passaggio, il tiro e l'anticipo, con contropiede veloce ci allena la creatività, il passaggio, il cross, la finalizzazione e la comunicazione, ogni tipo di allenamento allena qualcosa di quel giocatore. Ovviamente se becchiamo un attaccante lo faremo attaccare col tiro, con la velocità, col dribbling, col colpo di testa, ovviamente. Un difensore lo faremo allenare magari con altre cose, con l'anticipo, vediamo in difesa per esempio, con la difesa. Il difensore, ecco, con la marcatura, con il contrasto, con l'aggressività, quindi ogni giocatore va allenato per quello che gli occorre. Per quello che più gli occorre, dopo andremo nello specifico del giocatore e vedremo anche come sono sistemati i vari giocatori. Anche qua all'inizio non è che voi avete tutte le difese disponibili, tutti i tipi di difese, all'inizio avrete probabilmente il pressing e il torello, due di difesa, avrete un 2-3 tiro e un 2-3 veloce dell'attacco e come fisico mentale avrete probabilmente il riscaldamento e lo stretching. Man mano che si va avanti anche lì si sbloccano le altre possibilità di allenamento, quindi si sbloccherà scatti in velocità, si sbloccheranno allenamenti del portiere, si sbloccherà controllo di palla e via via, più giocate, più passa il tempo, più naturalmente passando più giocate e più potete sbloccare i vari tipi di allenamento e appunto gli slot sotto che inizialmente sono soltanto 2. L'allenamento è una cosa che va fatta molto, cioè non è una cosa da prendere alla leggera, l'allenamento. E vi faccio anche vedere. Allora, cominciamo con un giocatore, magari un giocatore, un centrocampista, un MC. Becchiamo questo, Williams, lo seleziono cliccandoci sopra. Intanto qua vedete che Williams è l'MC numero 27, ha 28 anni, quindi è già quasi ora che lo, insomma, gioca ancora, è ancora bravo, lo teniamo ancora lì. MC e anche AMC, può fare 2 ruoli, ovviamente il giocatore che è fuori ruolo renderà di meno, come poi in tutti i giochi del calcio. Subito dopo la sua età vedete che c'è una freccia arancione in su, vuol dire che è informissima, quando è così è informissima, cioè è informissima, in forma, medio, il verde che viene giù e poi alla fine cambia colore, scende giallo e vuol dire che non sono in forma. Vediamo se qualcuno che non è in forma, c'è un giallo, il secondo portiere per esempio. Anche lì i giocatori in forma naturalmente rendono un po' di più. Ogni volta che volete potete anche lì, se avete sempre la possibilità e avete da poterlo mettere in forma, lo potete fare. Allora, diciamo Williams in forma no, poi subito dopo abbiamo il voto, la prestazione delle ultime 5 partite che ha giocato. Vedete un 7, un 5, un 7, un 10 e un 8. Dopodiché c'è una delle sue abilità, adesso la faccio vedere, che lui può fare il funambulo. Le abilità si possono imparare con i giocatori, si possono comprare i giocatori già con le abilità, costano un pelo di più, oppure la potete fare imparare voi le abilità quando ne avete la possibilità, non si può fare sempre imparare l'abilità. Al contrario del ruolo, che se vedete che di fianco c'è un più, io posso andargli a fare imparare un altro ruolo al giocatore. Questo ha già MC e MC, quindi puoi imparare quelli che sono di fianco, puoi imparare l'ST, la ML, il destro, il sinistro, eccetera, e il DMC. Puoi imparare tutti i ruoli che ha di fianco, perché sbloccando un ruolo, ovviamente, i ruoli se ne possono fare fino a 3. E occorrono 50 punti, vedete sotto i coni, 50 coni, 50 punti per sbloccare un ruolo. Non è facile comunque, anche qua è un discorso abbastanza complesso, con gli allenamenti, col giusto allenamento, con i tempi, perché ovviamente ogni sessione di allenamento ti può dare un cono, non ti può dare nessun cono,
il giocatore è giovane e magari prestante e di speranza, può darti anche due coni. Quindi per arrivare a fare 50 coni, a poter un giocatore passarlo da MC a MR, cioè non passarlo, da aggiungergli un MR, un altro ruolo, diciamo, occorrono anche 50 allenamenti, anche 60, anche 100 delle volte. E questi sono diciamo, dispendiosi, perché una volta che fate un allenamento un giocatore si stanca. Quando un giocatore si stanca, cosa capita? Che cala la sua forma, e se non è in forma, quando gioca, non gioca bene. Abbiamo i riposi per far aumentare le forme. Dopo vi faccio vedere anche questa cosa qua. Anzi, magari le faccio vedere subito, che siamo già in questo argomento. Comunque, ecco, un giocatore, dicevamo, può dargli fino a tre ruoli, cioè il più di fianco, vedete? Fino a tre li puoi dare. Invece l'abilità non puoi darla sempre. Te lo concede il gioco ogni tanto, con dei bonus, con delle varie possibilità. Oppure compri un giocatore che ha già i bonus. Allora, in quel caso, sì, lo prendi già con l'abilità e non hai nessun problema. Allora, dicevamo, vediamo un attimino un giocatore. Magari prendiamo uno, non questo, ma prendiamo uno che poi non gioca, così se lo stanco non c'è problema. Prendiamo Vidos, la terza punta, che in questo momento non sto giocando, è anche freccia arancione in giù. Vediamo, ok, il morale. Torniamo un attimo dietro, perché sennò qua è un po' oscuro. Vedete sopra, nella prima riga in alto, dove c'è allenamento di fianco a destra, partiamo andando verso destra, abbiamo i token, 33, è la valuta del gioco. I token si possono avere, diciamo, giorno per giorno con la presenza. Naturalmente ogni giorno che voi cercate il gioco c'è la presenza, e vi può capitare un token, vi può capitare un riposo, vi può capitare un medikit, eccetera. Quindi si fanno con le presenze, si possono comprare. Questo è un gioco di quelli che tanta gente shoppa. Si possono comprare i token, si possono comprare anche i riposi, tutti i morali, tutto si può comprare qua, se uno vuole, che i soldi che shoppa per comprare tutto. Comunque i token si possono fare anche non comprando, non shoppando. Si possono fare con le presenze, si possono fare con le sfide. Ogni tanto capitano delle sfide particolari, delle coppe particolari, delle manifestazioni. Voi giocate con la vostra squadra, oltre che questo è altro campionato, giocando con la vostra squadra, questo tipo di manifestazioni non si consumano i giocatori, non si stancano, non si fanno male. Quindi anche se voi fate una partita al pomeriggio alle 2 di un evento particolare, per fare token, per vincere qualcosa, poi alle 3 avete campionato, i giocatori sono presi come lo erano prima, non si stancano giocando queste partite particolari. Appunto, dicevo, con le partite particolari, con queste manifestazioni, eccetera, potete vincere dei token, vincere dei giocatori, vincere dei morali, eccetera. Dopo i token abbiamo quello verde, io ne ho tantissimi perché diciamo che ne sto usando pochissimi e li sto raganellando perché mi serviranno. Sono i riposi, ne ho 586, i riposi servono perché il giocatore quando fa allenamento si stanca, quando gioca in campionato si stanca, e la sua forma, la condizione, la vedete qua di fianco in verde a destra, arriva al massimo a 99. Ogni volta che fai un allenamento ti può calare di 5, di 10, di 15, quando giochi ti cala generalmente di 15. Quando fai allenamento ti può calare anche di 5, di 10, di 15, di 20, dipende dal tipo di allenamento, perché l'allenamento può essere leggero, può essere forte, può essere duro, quindi in base anche a quello ti può calare molto. E con i riposi tu torni su, perché metti che sei in vista, che per un'ora hai la partita, hai due giocatori che sono stanchissimi, se vai a giocare perdi. È ovvio che per questo è un gioco, diciamo, che è molto realistico in questo senso. I giocatori sono stanchi, dopo un po' che giocano, alla fine del primo tempo sono tutti praticamente a zero e non si muovono più, quindi la condizione dei giocatori è importantissima. Iniziare una partita sugli 85-90 è sempre il minimo che bisogna avere, mai partire con 60, perché alla fine del primo tempo ti ritrovi che sei a 30-40 e non giochi più. Quindi i riposi servono tantissimo, è una delle cose, forse la cosa più importante di tutto il gioco, sono neanche tanto i token, che poi li usi per comprare i giocatori, per comprare anche i riposi, i token compri tutti, i riposi, i morali, i medikit. Però diciamo che la cosa più importante del gioco, secondo tanti, secondo anche me, sono i riposi. Dopo i riposi in ble abbiamo i morale, che abbiamo 163. Vedete per esempio, ecco, Vidozzo, che ha la freccia arancione nel morale, quindi andiamo a cliccare su morale. Vedete che il morale è basso. Se io clicco sul più, allora, gratis non posso fare nulla in questo momento perché ho già usato tutte le cose gratis che ci sono nel gioco. Nel gioco abbiamo anche possibilità di allenare, di far riposare, di dare i morali gratis.
vedendo un video di 30 secondi, 20 secondi, 15 secondi, abbiamo gratis dei riposi, dei medikit, dei morali, eccetera. Io oggi li ho già consumati, quindi vedete che è gratis e nero, non posso più sfruttarlo. Comunque, adesso io ce l'ho con un morale, mi va a buono. Se io clicco ancora, con due morali mi va ottimo. Io passo, consumo due morali, tac, e lui mi va a ottimo. I morali servono per far alzare questo. Ora il giocatore si sente meglio, naturalmente potrà giocare anche meglio. Come scendono e salgono i morali? Ovviamente un giocatore che è sempre in tribuna, che è sempre in banchina, non gioca mai, il morale gli va giù. Un giocatore che gioca bene, che fa dei gol, è caduta la connessione, la riprendiamo subito. Un giocatore c'è qualcosa che non va più in server, capita qualche volta questa cosa qua. Un giocatore, dicevo, che non gioca parecchio, che è in panchina spesso, che è in tribuna, il morale ce l'avrà sempre bassissimo. E se vi serve, conviene alzare un pochino se si deve giocare. Un giocatore che invece gioca, che fa gol, che fa passaggi, che fa assist, avrà sempre un bel morale alto. A parte questo, il morale del giocatore si può anche aumentare con dei bonus che ci sono durante il campionato. Ecco qua, oggi mi sa che mi è legato il giorno perfetto per fare questa spiegazione. Comunque va bene. Durante il campionato ci sono dei bonus, ogni tanto capitano che i morali si possono alzare a qualche giocatore, a coppia, due, tre. Ne è uscito uno qualche giorno fa che per tre partite alcuni giocatori avevano il morale automaticamente al massimo. Vediamo se ripartiamo. Sembra di no. Sembra che non vuol saperne. È partito, dai che va. Ritorniamo sul nostro attaccante Vidoz, vediamo, se no il video mi sa che proseguirà un'altra volta se non riusciamo ad andare avanti. Ok, sembra che sia andato. Ritorniamo nella nostra sezione dell'allenamento, sempre dal menu in alto a destra dove c'è la prima simbolina in alto, si clicca, però fa fatica a entrare. Sì, questo gioco, Ale, ha un sacco di cose da controllare. Parlavamo oggi di Football Manager, ecco, questo non è sicuramente da meno, perché sembra un giochino così, è nato su Facebook nel 2010, poi nel 2010, il 9 maggio la prima apparizione, no? Come dicevo all'inizio del video. Poi praticamente si è sviluppato, è passato su Android, su iOS, eccetera, eccetera, e finché adesso giocano non so quante migliaia di giocatori nel mondo, ma tantissimi, da tutte le parti del mondo. Io trovo cinesi, coreani, indiani, c'è in Africa, c'è egiziani, dappertutto li trovo, americani, canadesi, tutto il mondo ha giocatori. Allora, eccoci qua. Torniamo in centro di fisioterapia, che è dove vediamo praticamente tutto le condizioni dei nostri giocatori, e da qui possiamo anche aumentarla. Vedete, io qua ho dei giocatori che magari hanno una condizione che è bassa, vado di fianco con più, tac, e mi aumenta di 15. Ogni riposo che io do al giocatore mi aumenta di 15. Vedete questo che, per esempio, adesso facciamo così. Williams, che è 77, gli faccio un più, mi va a 92. Naturalmente dopo devo pagarlo col più, e li metto qua, io posso mettere tutti i giocatori che sono scarsi, sotto mi fa la somma dei riposi, 6 che ne uso in questo caso, clicco su 6, me li consumo ovviamente, però i giocatori sono tutti al massimo. Adesso, siccome i giocatori non mi interessa che siano al massimo, gli dico no, torniamo indietro. Torniamo sul nostro giocatore di prima, che era la punta, se non sbaglio, che era Vidozzo. Dove è finito? Ah sì, abbiamo cambiato formazione, quindi probabilmente adesso è finito. Dove è finito il nostro attaccante? Vidoz, eccolo qua. Allora, abbiamo aumentato il suo morale pagando 2 di morale e l'abbiamo messo a ottimo. Torniamo indietro. Dopo il morale ci sono in rosso la croce, ovviamente sono i medikit. Quando un giocatore si infortuna durante la partita, anche durante l'allenamento non l'ho mai visto infortunarsi, però durante la partita, coppe, campionato, Champions, anche nelle amichevoli che fate con i vostri amici si può infortunare. A quel punto si può essere fermo per una giornata, per due, per tre, per cinque, arrivare fino a 15 giornate. E lì viene scritto quanti medikit vi vogliono. A volte
fino per un giorno, non vi serve, non consumate le medikit, il giorno dopo magari è già a posto il giocatore. Se invece dovete proprio mettere in squadra quel giorno che vi serve assolutamente, usate i medikit, può essere 1, 2, 3, ve lo dice proprio il giocatore nella sua schermata del giocatore. In questo caso io non ho nulla, però ecco qua, dove c'è scritto infortuni sano, lì c'è scritto infortunio 5, servono 2 o 3 o 4, quello che è. E voi con più selezionate, pagate, il giocatore è già pronto e può giocare ancora. Dicevamo, un giocatore come questo, vedete, c'è il nome e cognome, qui si può modificare tutto, anche il nome e cognome, vai sulla matitina, ovviamente paghi, e cambi il nome e cognome, la nazionalità, il numero, pagando mi sembra un token o due token, si può cambiare. Io su questo momento non voglio spendere token, neanche pochi. Qui si può cambiare il nome e cognome, la nazionalità e il numero di maglia del giocatore. E di fianco c'è la sua qualità, 5 stelle gialle, un pezzo di arancione, quindi 5 stelle gialle sono 90% e 252, vedete che praticamente è la qualità complessiva del giocatore. 90%, leggiamo qua, indica l'abilità del giocatore rispetto al livello del tuo club. Hector Vidosto è a livello eccellente, percentuale per diventare un giocatore d'elite 10%. La qualità complessiva del giocatore è 252, quella che tra parentesi è la qualità complessiva. In questo momento è al 90% della sua qualità. Noi con gli allenamenti possiamo attualmente allenarlo e farlo migliorare. Ecco, gli allenamenti, ricordatevi che magari un giocatore da 18 anni, 19, 20, 21, 22 possono crescere velocemente. Probabilmente 18, 19 anni crescono più velocemente di tutti con gli allenamenti. Se noi alleniamo un 18enne e un 30enne insieme, vedete che il 18enne aumenterà di livello in maniera veloce, il 30enne forse neanche più aumenta, rimane com'è. Quindi allenare un 26enne non ha molto senso secondo me, io preferisco buttarmi sui 20enni, sui 19enni, io sto sempre al massimo sui 20enni, 21 se so che è uno che è forte, ecco, se no sto sui giovani. Abbiamo anche il vivaio, quindi anche da lì possiamo tirare fuori i giocatori. Dopodiché l'età, sotto 26 anni, il ruolo, come prima vi dicevo, il ruolo UST, però possiamo dargli un altro ruolo. L'ST confina con MC, AML e MR, quindi lui può prendere uno di quei tre ruoli lì, e anche qua sotto vedete i 50 coni, servono 50 punti per fare aumentare un ruolo. Come funziona? Anche qua, naturalmente per aumentare il ruolo, si deve andare nel allenamento, nell'allenamento, gli diamo da allenare qualcosa in cui lui è più propenso, il tiro, il colpo di testa, il dribbling, lo scatto, la creatività, perché naturalmente perché è una punta, e tot allenamenti, tot coni che aumentano, considerando che il livello 26 farà molta fatica. E quando arriva a 50 coni automaticamente diventa oltre ST anche AMR o AML o MC, quello che noi abbiamo scelto. In questo caso aumenta, come dicevo prima, puntate sui 18enni, sui 19enni, che quelli aumentano in fretta. Poi non sono tutti uguali, io in genere quando ho tre giocatori giovani li metto tutti e tre insieme a fare allenamento, 18enni, 19enni, 3, 4 che sono, poi do tutti il massimo di allenamento durissimo a tutti i 4 che ho, 5, quelli che sono giovani insomma. Su questi qua vedo subito dopo due o tre allenamenti chi si è allenato di più. Quello che si allena di più, che prende più punteggio allenarsi, è un giocatore che in previsione diventerà più forte. Un esempio, ho il giocatore A, B e C, tutti e tre hanno 18 anni, sono giovani, vengono tutti e tre dal vivaio, quindi sono miei, non ho pagato niente perché erano miei. Li faccio tre allenamenti e sono tutti e tre, diciamo, centrocampisti, mediani, quindi sono tutti quanti in quella posizione del campo, diciamo, quindi l'allenamento più o meno è lo stesso. Li faccio un allenamento duro, di scatto, di passaggio, di filtrante, parecchio duro. A tutti e tre lo stesso allenamento per tre sessioni di diverse, una dopo l'altra. Il giocatore A mi aumenta, diciamo, di uno il tiro, di uno il passaggio. Il giocatore B mi aumenta di due il tiro, di due la corsa. Il giocatore C mi aumenta di quattro il tiro, di tre la creatività, di due la velocità,
questo è un giocatore che in prospettiva diventerà molto più forte degli altri. Cosa faccio? Gli altri non li cago di striscio. Io alleno questo giocatore qua. Se ho un po' di riposi, comincio ad allenare questo giocatore qua, magari lo alleno dove lui gioca meglio, dove lui deve giocare, tipo non so, nei passaggi, nei cross, è un centrocampista. Se magari se è un mediano lo alleno anche un pochino sulla difesa, sul contrasto, insomma guardo nelle sue caratteristiche, che adesso le vediamo poi qua, le caratteristiche, quelle qua. Le vediamo qua, le abilità di un giocatore, questo naturalmente è un attaccante, quindi vedete che come attacco c'è il passaggio, il dribbling, il tiro e la finalizzazione. Quelle che sono in grigio sono quelle, diciamo, che non aumentano o non gli danno un aumento importante durante l'allenamento. Invece quelle che sono in bianco sono quelle che lo allenano proprio nel suo ruolo specifico. Infatti con fisico e mentale, la forza, la velocità e la creatività è una punta. Come attacco la finalizzazione del tiro, ovviamente, il dribbling del passaggio, e come difesa il posizionamento, colpo di testa perché è giustissimo anche per un attaccante. Il posizionamento, ovviamente, perché deve essere in posizione buona, cioè che ne so, c'è in area, su un cross, su un passaggio, deve essere in posizione giusta per poter metterla in rete, no? Quindi l'attaccante, vedete, un UST ti fa vedere quali sono i parametri che lui deve aumentare, dove deve allenarlo. Quindi tu, in questo caso qua, che farai? Tu andrai a allenare questo giocatore qua nella velocità, nella creatività, nel tiro, nella finalizzazione, eccetera, non magari nel contrasto o nella marcatura, che non se ne fa niente praticamente. Allenandolo nei ruoli, nelle abilità dove lui è più portato, si allena più velocemente. Quindi a questo punto qua io terrò solo il giocatore che è più si allena prima, quindi dei tre scarto gli altri due, e quello che è, diciamo, che vedo in prospettiva che può aumentare di più, gli do delle botte di allenamento sempre, ovviamente, se ho i riposi, perché ogni volta che lo alleni ti cala di 15-16 di condizione e dopo devi dargli i riposi per farlo tornare su. Se no, dopo tutti gli allenamenti ti va a zero questo, basta, aspetti il giorno dopo per allenarlo ancora. Ok, la panoramica del giocatore siamo ancora, la panoramica era questa qua di prima, no? Infortunio, morale e condizione. E poi c'è la nazionalità sotto e la variabilità, come vi dicevo, la maggior parte dei giocatori appena inizia il gioco ovviamente non hanno nessun tipo di abilità. Questo qua ce n'ha già uno, finalizzatore implacabile, probabilmente l'ho preso così, un giocatore qua, se non me lo ricordo più perché già un po' che ce l'ho. E le abilità non puoi crearle quando vuoi tu o dargliele, ma è in base ai bonus. A volte c'è il bonus che ti fa dare un'abilità a un giocatore che non ce l'ha, o una seconda abilità a uno che ne ha già una. Anche lì sono i bonus è tutta un'altra cosa, la vedremo più avanti, perché qua c'è tanto da vedere e c'è tanto da dire. Una partita durerà 3-4 minuti, non dura tantissimo. Se vuoi facciamo un amichevole, vediamo subito, così magari vedi anche tu, vedono anche i nostri i nostri spettatori, quanti sono? 250 in questo momento, ottimo. Io sono Tuffo Mix e oggi stiamo parlando di Top 11, una simulazione calcistica nata su Facebook per PC e poi pian piano passata anche su Android, su tablet, su iOS, su iPad, su iPhone, eccetera. Va bene, dopo lo stile di gioco e le abilità, eccole qua le varie abilità che hanno, abbiamo lo stile di gioco, che diciamo i giocatori all'inizio non ce l'hanno nessuno, qualche giocatore ce l'ha. E un'altra innovazione che è uscita non da tanto, da 2 mesi, lo studio di gioco, fino a 2 mesi fa non esisteva. Adesso c'è la possibilità, volendo, qualche giocatore di dargli uno stile, anche lì tutto un mondo a parte, in questo momento non è attiva, quindi non ci guardiamo in questo momento. Le statistiche, questo giocatore qua, come vi stavo dicendo, non gioca, è in panchina, anzi è in tribuna, e quest'anno mi ha fatto una partita in Champions League, vedete, giocate una, forma 7. E una partita in coppa, giocata una e forma 7. Totale in coppa ne ha fatte 5, perché conta anche quello diciamo degli anni precedenti, che noi, per noi gli anni sono mesi poi in realtà, no? E in Champions League ne aveva fatte 7 di partite totali, quindi sotto vedete in basso che sono 7. Il campionato questo qui non ha mai giocato, perché non è un giocatore da campionato. Insomma, io ce l'ho come terza punta, ma appena mi arriva a 28-29enne lo sbrozzo via e magari faccio crescere 11-19enne. Personal trainer, ci shoppa, ecco, personal trainer.
come funziona personal trainer? Io voglio aumentare un giocatore, lo posso aumentare a dismisura tantissimo, vuole 1804 token per esempio, portarlo per esempio a, alle, diciamo, portarlo così a leggenda, a superstar, ne vuole 1494. Se voglio portarlo a leggenda, come fa andare su qua, ok, me ne vuole 2000, ecco, i token co costano, come vi dicevo, con la presenza giornaliera vi può dare un token al giorno, ma non sempre, con le competizioni extra, quindi non campionato, non coppa e non centro e non amichevole, ma quelle sfide che escono ogni tanto, coppa che ne so, viene fuori a metà mese la coppa brasiliana, per 5 giorni fate le partite e si possono vincere dei riposi, dei token, eccetera. Con le associazioni, che è un altro mondo, se hai 5 amici fai un'associazione e sabato e domenica nel weekend fai le partite con l'associazione e lì se sei bravo, che giochi bene, se hai fortuna, vai avanti, vai su nelle classifiche e arrivi anche a vincere token, anche a 20-30, noi questa settimana ne abbiamo vinti 30, cioè a settimana di token, quindi insomma se vai avanti, però siamo abbastanza avanti come associazione, quindi ovviamente sei indietro e vinci magari dei riposi, ok, quindi quando noi non soppiamo li mettiamo a zero subito, non ci interessa. Contratto, il giocatore, ecco, scadrà questa stagione, lo posso rinnovare, lo posso vendere all'asta, lo posso vendere subito. Se lo vendo subito praticamente prendo quasi niente, mi dà 53 milioni, scusate. Se lo metto all'asta posso perdere, vale 128 milioni al mercato, io lo posso vendere da 70 milioni fino a un massimo di 115 milioni, lo posso mettere lì, qualcuno me lo compra e via. E posso rinnovare il contratto. In questo momento non facciamo nulla, però se avete bisogno di soldi, ecco, se allora magari se i soldi vi servono urgentemente, siete messi a proprio alla carretta che dovete rinnovare il contratto a qualcuno che è forte, non avete soldi per rinnovare il contratto, fai subito un vendiore, vendi due giocatori di quelli più scarsi che hai e ti fai un po' di soldi. Se hai un po' di tempo invece magari li metti all'asta, li metti il prezzo non il massimo ma un pelo meno, li tieni un paio di giorni e magari riesci a vendere e fai più soldi che a venderlo subito. Se non devi venderlo lo tieni e se lo vuoi rinnovare poi rinnovi il contratto e ti dice che lo stipendio è 51 milioni, bonus eccetera, e dura 3 stagioni il contratto, va di 3 in 3. Ok, le offerte, nessuna offerta. Durante il campionato, più o meno dalla 20ª giornata a fine campionato, si apre la sezione offerte, cioè le altre squadre possono vedere un tuo giocatore che gli interessa, allora ti fanno un'offerta, ti do 50 milioni, ti sparano, tu dici no, io voglio 60 milioni e due token, i token, no? Quelli gialli, le monetine. L'altro risponde no, io non ti do due token, ti do un token e 60 milioni, tu a quel punto puoi decidere se venderlo oppure no. Tieni presente che quando vai a comprare in queste tipo che non sono proprio A e aste ma sono proprio contatti tra giocatori, se un giocatore ti offre due token per un tuo calciatore, non è che lui ne paga due, lui ne paga due te ma ne paga altri tre o quattro alla Norveus, al gioco, non è che, quindi magari questo qua si vede partire 6 token per comprare un giocatore quando tu in realtà ne becchi solo due. Stessa cosa quando tu vuoi comprare un giocatore da qualcun altro, il tipo lo mette in vendita a due token, tu non è che due token lo compri, tu devi pagarne 6, perché 4 vanno alla Nordeus, alla casa del gioco, e 2 vanno al tipo. Quindi anche lì, quindi c'è, capito, un guadagno del gioco su quello che tu compri e che tu vendi. Ovviamente come la percentuale che c'è in FIFA, no? Quando il giocatore c'è, che in FIFA c'è quel 5%, ecco, più o meno, qua però è un po' di più. Ok, e questa è la parte del giocatore singolo, tutto quello che riguarda il giocatore, condizioni, riposi, eccetera, i medikit. Eravamo nella parte dell'allenamento, siamo sempre sul top 11. Allora, che si può fare? Si può vedere, magari per distoglierci un attimino facciamo una partitina veloce, vediamo se riesco a caricare una partitina senza consumare i riposi, dovrei avere da qualche parte la possibilità, vediamo, riesco a fare così, ok, mi cade tutto.
Vado a prendere un'altra delle mie squadre e vediamo se riesco a fare una partitina. Una amichevole. Perché ora vi spiego anche questa cosa qua. Le amichevole. Se tu organizzi una amichevole con un tuo amico, un tuo avversario, chi vuoi, tu organizzi, i tuoi giocatori si stancano, si possono fare male. Però si stancano tutti. I suoi no. Quindi se lo organizza quell'altro e ti sfida in un amichevole, tu non consumi niente, non si stancano i giocatori, non becchi nessun premio ovviamente, niente, però non si stancano, metti che fra un'ora hai il campionato, sono ancora riposati, puoi giocare. Adesso vediamo subito, io qua c'ho il mio secondario, perché poi è quello con il mio nome, facciamo un amichevole, facciamo così, vediamo di andare a selezionare questo, l'amichevole me la fa partire fra un minuto, ok, do via. Ho richiesto un amichevole, vediamo se me la fa fare. Ho richiesto una mia amichevole contro di me, vediamo se me la fa fare. Bene, verrà fuori l'avviso fra poco se se la fa fare. Diamo un'occhiata all'altro giocatore se ce l'ha in calendario o se l'hanno sospesa per... successo, non me la fa fare perché i giocatori sono morti. 54, eccola qua, vedete che c'è un avviso, io che sfido me, ok, in alto a sinistra, in alto sul palloncino, potevo anche cliccare direttamente sul disegno, ma clicchiamo sul palloncino e parte la partita, ci hanno sfidato, quindi noi non consumiamo niente, niente di condizione, e questa è la partita come si vede. Naturalmente l'avversario con cui sto giocando, il mio secondo, che me frega, che sarebbe un mio secondario, è di livello scarsissimo, quindi dovremmo essere tranquilli. Questa è l'azione 3D, ogni tanto si vede nelle azioni migliori, nei gol, ti fa vedere un 3D. Questa è una cosa che c'è da neanche un mese, praticamente pochissimo, sarà una settimana che è stata introdotta il 3D. Adesso vediamo tutto come funziona la partita, intanto vediamoci questa azione che facciamo noi, anche tutti i giocatori sono un po' stanchi, ma noi comunque facciamo l'azione, vediamo il gol, tac, subito dentro, Morale l'ha messa dentro, Morale è il nostro trequartista, diciamo che è quello che è dietro alle punte e alle ali. Allora, cominciamo dall'inizio, in alto il tempo di gioco, 12 minuti giocati in questo momento, 0-1, c'è il barometro che segnala che il tempo è normale, non c'è sole ma non c'è pioggia eccetera, di fianco 3D e 2D si possiede se non vuoi vedere il 3D, ma non lo guardiamo perché ti fa vedere le azioni e sono fatte proprio anche bene, non sono fatte male queste azioni che stiamo facendo, vediamo se cosa fa questo, se la cross, se la passa al centro, no, si butta lui al centro, vediamo, e poi tira, niente, il difensore l'abbiamo presa. Allora, la formazione, da qua vediamo la nostra formazione, possiamo fare dei ricambi naturalmente con quelli che sono in panchina, essendo un amichevole sono tantissimi giocatori in panchina, se no sarebbero solamente 7, e questa è la partita che stanno ancora andando avanti, stanno ancora giocando, quindi sulla sinistra abbiamo partita e formazione che possiamo switchare all'incrocio, grande gol all'incrocio, Cosmai è uno dei nostri punti forti, formazione e partita. Dalla parte sinistra abbiamo gli highlight, dove c'è il fischietto, destra scusate, dove c'è il fischietto, gli highlight, ci fa vedere quello che è successo, iniziata e due gol, e anche chi ha fatto l'assist. Sotto le tattiche, durante il gioco le possiamo cambiare, andiamo subito in un gioco magari entrambe le fasce, e facciamo così, intanto il nostro portiere la volta fuori, la parata, tattiche, quindi possiamo cambiare offensiva, difensiva, mettere quello che vogliamo, possiamo cambiare le fasce d'attacco, il centro, destra, sinistra, quello che vogliamo, possiamo, vediamo che cosa fanno qua, tira, grande parata del portiere, presa sicura di Ben Almir, portiere dell'altra squadra, sì, i nomi sono tutti fittizi, non hai dei nomi reali, ogni tanto ti capita un Ronaldo, ti capita un Dybala, poi come dicevo prima, pagando un token o due token, non mi ricordo, i giocatori li puoi cambiare il nome quando vuoi, quindi poi ti puoi fare tutta la squadra che vuoi tu, da Andanovic fino a, che ne so, a Martinez, ti puoi fare la squadra che vuoi.
Ok, tattiche, quindi puoi cambiare tutto, puoi cambiare il tipo di gioco, palla corta, lunga, mista, eccetera. Quello che per voi abbiamo visto in precedenza lo puoi fare prima della partita, ma anche durante la partita stessa. L'importante, mi dimenticavo, il bonus, questo qui sotto, questo è importantissimo. Tu puoi aumentare il 10% della tua squadra, attacco, difesa, possesso palla, condizione, aumentiamo subito l'attacco di 10%, ci premiamo qua sopra. Questo è il bonus, me lo dà? No, perché adesso è ferma, cos'è che non me lo dà? Ah no, me l'ha già dato. Ok, scusa, non me ne ero accorto. Ah, sbagliavo io. Devo cliccare qua. E c'è un tempo che scorre, vedete, quindi 15% e va a scorrere quando finisce. Naturalmente non dura tutta la partita, dura una parte della partita, una minima parte. Quando finisce, dove c'è il bonus qua sotto a destra, che adesso è giallo, che sta calando. Punizione, vediamo la punizione. Parata del portiere, grande. Ti cala il bonus sotto in basso e poi mettere un e poi scegliere qualcos'altro, attacco, difesa, possesso palla o condizione, in base a quello che stai facendo, in base a se stai vincendo o stai perdendo, puoi scegliere quello che vuoi. Importantissimo, perché il bonus ti aumenta tutto della percentuale che tu hai. Io ho 10%, anche questa percentuale qua si aumenta con gli allenamenti. Vedete i giocatori che ho io, Motta, Chiocchi, Attornesi, tutti 10%, perché sono tutti allenati al massimo della condizione. Quando prendi una squadra la prima volta all'inizio, li hai tutti allo 0%. Se fai due o tre allenamenti complessivi di tutti, ti va subito su in alto a 6, 7, 8%, anzi vai di 2 in 2, 2 quando 6, 8, 10%. Dopo le prime giornate che giochi, che l'hai a 10, diciamo che sei a posto, perché ce l'hai a 10 tutti i giocatori e anche i 4 bonus che sono attacco, difesa, possesso palla e condizione, che sono tutti 4 a 10. Ogni fine giornata, ovvero alle 4 di notte, perché il gioco finisce alle 4 di notte e finisce la giornata giocabile, i bonus ti vanno tutti indietro di 2, quindi ti passano tutti a 8. Tu la mattina dopo, quando ti alzi, prima di giocare, prima di andare a lavorare, prima di andare a scuola, che cosa fai? Fai gli allenamenti, è sufficiente 2-3 allenamenti la mattina e tutti i bonus da 8 ti tornano a 10. Quindi durante la giornata, giocando, sfrutti tutti i bonus che hai dei giocatori e delle squadre, attacco, difesa, tutti i bonus che hai te li sfrutti al massimo e sono a 10. Alle 4 di notte ti scalano di 2, tornano a 8. La mattina fai l'allenamento, 2-3 allenamenti di tutta la squadra magari, oppure anche solo della rosa. Conviene farlo di tutti, perché poi quelli che non giocano, che sono in tribuna, si stancano, che se ne frega che sono stanchi, sono in tribuna, possono anche essere mezzi morti, sono in tribuna, quindi ti puoi allenare finché vuoi quelli, e ti fanno aumentare il bonus, che poi sfrutti durante la giornata. Quindi è una cosa che i primi giorni, ecco, che sei a zero col bonus devi portarlo su, anche quando acquisti un giocatore che è nuovo, ce l'hai a zero. Ovviamente dopo 2-3 allenamenti ti va già subito a 6-8, il giorno dopo ce l'hai anche lui a 10 come gli altri e non è più un problema, e li porti avanti pari. Il bonus, abbiamo le tattiche, le avete viste, i tifosi, chi ci sta seguendo in questo momento? Allora, noi siamo fuori casa, quindi cosa succede? La squadra che gioca in casa, lì vediamo, mettiamoci in trasferta, ma in realtà è in casa, 0% perché è scarsa come squadra, però se tu giochi, diciamo che ti impegni con il gioco, segui anche il merchandising, nella parte finanziaria puoi settare il prezzo dei biglietti. E se non è troppo alto, lo stadio si riempie. Se il prezzo è troppo alto, hai meno tifosi e così via. Questo numero qua, spettatori, si alza. Se ti va al massimo, arrivi a un 5% di tifo. Cioè, un 5% di tifo che in realtà è un 5% di possesso palla della tua squadra. Quindi lui adesso ha lo 0%, io ho l'8 perché sono il manager e sono presente, lui non è presente, quindi non. Se lui adesso magari mi diventa presente, facciamo così mi diventa presente anche lui, lui mi va anche lui a 8, vediamo se magari faccio così e mi va a 8, se arriva, dovrebbe arrivare. Io sono 8 perché sono presente, poi ho il supporto delle leggende Xabi e London, che è un bonus, che mi danno il 5, quindi io quindi ho il 13% di possesso palla in più di quello che avrei normalmente. Ecco che è arrivato anche Paolo, vedete che lui sarà 8% perché è presente, quindi sopra da 13 siamo a più 5 perché ovviamente perché è calato.
E questo è quello che riguarda i tifosi. Quindi se hai lo stadio pieno, non fare i prezzi troppo esagerati. I prezzi li puoi fare per il campionato, per la Coppa, per la Champions e per l'amichevoli. Quattro prezzi diversi uno dall'altro. Se il prezzo non è troppo alto, ovviamente, cos'è? Rigore? Cos'è? È rigore? No, punizione, vediamo. Nell'angolino, grande. Se il prezzo non è troppo alto, lo stadio si riempie. Se il tifo è, lo stadio è pieno, quindi il tifo è al massimo, hai un 5% oltre all'8 se tu sei presente. Quindi già di partenza hai un 13% quando sei in casa. Ogni amico che viene a vedere la tua partita ti dà un 2% in più, fino ad arrivare a un massimo, visto al massimo di avere un 23% in più, che è tanta roba di possesso palle. Se tu hai la squadra che parli con quell'altra al stesso livello, ma tu hai tanti spettatori, tanti amici che fanno tipo per te, e arrivi a un 20%, la tua barra del possesso palle è molto alta e dovresti avere più possibilità di poter praticare la partita. Fine partita, eccola qua. Alla fine c'è una panoramica, vediamo le ricompense. Io non ne ho perché ovviamente non consumo giocatori, però nello stesso tempo non ho nessun premio di giocatori che magari possono aumentare il livello, però mi interessa, da solo per vedere la come funziona una amichevole. Comunque abbiamo una sintesi nella panoramica, le statistiche molto brevemente, le ammonizioni, i tiri eccetera, l'assistente che ti dice qualcosina, la nostra squadra si era preparata meglio fisicamente e mentalmente, i nostri giocatori sono molto più forti, beh, si sapeva. Sotto, sì, qualcosa mi ha dato, le ricompense cos'è? Una di medikit, tre di morali e soldi in meno perché ho pagato io qualcosa, probabilmente ho speso qualcosa per i giocatori e quindi giocavo fuori casa, quindi non ho guadagnato, quindi ho speso io, non mi interessa. Sintesi, la sintesi, vediamo proprio gol per gol o azione per azione o le ammonizioni o i rigori o gli infortuni con il minuto e con l'assist. Statistiche complete, qui vedi tutto, possesso palla, i tiri totali, i tiri in porta, zona d'attacco, sinistra, destra, centro, le ammonizioni, le espulsioni, i passaggi completati, i contrasti, i falli, le parate, le punizioni, i corner, c'è tutto. La formazione e i fuochi d'artificio, questa è una cosa in più che vedo la mia. Se clicco sul mio nome vedo l'avversario e viceversa. Qui c'è l'avversario, clicco sul suo nome, tac, e vedo la mia squadra. Con i voti, 9,5, 8, 8,5, eccetera, vedete i voti, la prestazione. I tifosi, quello che parlavo prima, vedete, il mio avversario aveva il bonus a zero perché non ha spettatori, purtroppo è uno che è lo stadio che non ci va nessuno, quindi non ha spettatori, però c'è il manager, quindi ha fatto un 8%. Con manager, io sono anch'io presente, quindi ho fatto anch'io l'8%, poi c'è il bonus delle leggende e mi va 13 miei meno 8 suoi, 5, e sopra in mezzo abbiamo un 5 di possesso palla in più che avevo io. Le ricompense, sì, qualcosina mi ha dato, niente, il bonus vittoria, io avevo messo un bonus vittoria, quindi i giocatori, quindi ho dovuto pagare i giocatori per il bonus vittoria, perché le amichevoli, vi spiego. Allora, abbiamo 4 tipi di biglietti allo stadio e di bonus. C'è il bonus e il costo del biglietto per la partita del campionato, per la Coppa, per la Champions e per l'amichevole. Con l'amichevole fanno parte anche le partite dell'associazione, che non stancano i giocatori, che non danno premi, però al contempo hanno un biglietto, prestano un biglietto e posso dare il bonus vittoria ai giocatori. Io avevo messo il bonus perché i giocatori con l'associazione dovevano giocare bene, ovviamente, non per amichevoli. Quindi adesso non mi ricordo più che avevo quello di bonus, me l'ha ciullato con l'amichevole, non fa niente. L'amichevole per il fair play mi ha dato un medikit, poi ha dato un morale perché ho seguito la partita, un morale perché l'ho dominata e uno perché ho vinto. Questo ve lo dà in base alla situazione. Se poi fate un cambio durante la partita vi dà un riposo in tutto, ne fate anche 5 cambi, vi dà sempre un riposo. Comunque, se fate un cambio durante la partita, un cambio di giocatore qualsiasi, basta che non sia infortunato, se cambiate quello infortunato non ve lo considera,
ma se fate un cambio voi di punti in bianco all'inizio, alla fine, a metà tempo, quando volete, vi dà un riposo come premio. E questa era la partita, molto semplice. E tante cose, ma siamo solo un quarto, Alessandro. Comunque, dopo il video lo lasciamo qua per 15 giorni, qualcuno lo vedrà, qualcuno potrà fare domande, chiederà quello che vuole, eccetera, eccetera, e dopo io magari risponderò, farò qualche video anche su YouTube, magari per lasciarlo lì, così rimane fisso su YouTube, lo farò uno particolare su YouTube. Questa era semplicemente la partita, siamo solamente nel menu all'allenamento, alla terza cosa che abbiamo visto, guarda quanti ce ne sono, guarda come scorre, ce n'è di roba. Abbiamo i trasferimenti. Come funzionano i trasferimenti? Ci sono quattro tipologie: le aste, l'osservatore, le trattative, che al momento sono ferme, che vi dicevo appunto che in genere ci sono dalla 20ª giornata di campionato in poi, infatti qua c'è fra 15 giorni, vedete, e l'assistente in questo momento si sta riposando, non c'è. E praticamente l'assistente ogni tanto arriva e ti propone un giocatore magari forte con un prezzo incredibile, però che costa tanti token, dopo tu lì in base se li hai, se non li hai, vedi se ci vede se comprare o no, però giocatori molto molto forti. Le trattative sono quelle che vi dicevo, tra giocatori, tra player, non con Conan Ordeus, con Top Eleven, ma tra player. Tu vedi un giocatore di un'altra squadra che ti piace, magari lui l'ha messo in vendita, oppure neanche l'ha messo in vendita, non è importante, tu gli fai un'offerta, puoi anche offrire 0 token a lui e 100 milioni, ipotesi. Lui vedrà 0 token guadagnati, 100 milioni, tu vedrai che ne paghi 3 o 4 di token, non so se 2 o 3, comunque ne paghi perché vanno alla Nordeus. E i soldi che paghi sono quelli effettivi però. E puoi offrire 3 token, 5 token, io naturalmente se mi offrono 0 token e anche tutti i soldi del mondo non me ne frega niente dei soldi, io voglio i token, quindi se io mi offro per un giocatore mio 0 token non lo venderò mai. Settimana scorsa ne ho venduto uno perché mi ha offerto 2 token, io gli ho messo 3, 4, 5, lui ha messo 3, a 3 gli l'ho venduto. Però consideriamo che lui ha pagato 3 token a me, ma ne avrebbe borsati almeno 5 o 6 in tutto, perché naturalmente il gioco ne vuole. E ogni volta che aumenti di un token, in proporzione ti aumentano i soldi del costo del giocatore. Queste qui sono le trattative che però sono ferme, ci sono solo praticamente dalla 20ª giornata, 23ª in poi del campionato, e solo fra player. L'osservatore, qua sono giocatori tutti abbastanza forti, 2 stelle arancio il più forte, fino ad arrivare, mettiamo per qualità, vedete, fino ad arrivare a una stella arancio, tutti quanti sono giocatori con 2 stelle arancio o una, con un'abilità, tipo non so, il primo vediamo ha l'abilità specialista di calci d'angolo, il secondo c'ha l'abilità, cos'è, registro dovrebbe essere, eccolo qua, cioè praticamente ogni giocatore ha un'abilità. Hanno anche, vedete qua, alcuni hanno anche lo stile di gioco che parlavamo prima, in questo momento non ti dà la possibilità di crearne di nuovi quei giocatori, ma alcuni li hanno già da prima, come alcuni dei miei. Quindi alcuni giocatori hanno anche lo stile di gioco, questo è il falso 9 per esempio, a livello base, andando avanti, giocando, si sbloccano i livelli e diventerà più forte, questo è a livello base in questo momento. Alcuni giocatori vedete che hanno appunto questa tipologia di professionalità, chiamiamola così. Poi c'è il ruolo, c'è l'età, ovviamente io vi consiglio sempre di comprare giocatori giovani, non comprate mai un 28enne anche se costa poco, perché poi magari dopo 2 anni non rende più. Io punto sui giovani e poi se vedo che vanno bene li tengo, se vanno male li rivendo subito. C'è l'età, c'è la qualità, vedete 5 stelle gialle che diciamo mediocre, poi dipende anche dal livello che siete, siete ai primi livelli con 5 stelle è già buonissimo. Io qui naturalmente li vedo i giocatori in base al mio livello, io devo essere un livello 47 credo, quindi li vedo in base al mio di livello. Voi naturalmente li vedete se cominciate che avete giocatori con 1, 2, 3 stelle, li vedete al massimo 3 o 4 stelle qua, ecco, non di più. Dopo c'è, come dicevamo, l'abilità, dopo l'abilità c'è il costo, c'è il valore, i milioni, questi qui costano tutti più o meno uguale, e i token che sborserete al gioco, non a nessun prezzo. Quindi se volete comprare un Godoy, una punta, che è falso 9, che ha anche l'abilità, abbiamo detto prima, specialista di calci d'angoli,
dovete pagare i valori in soldi e 89 token a Top 11 praticamente. Io qua diciamo ho comprato poco e niente, non è che compro tanto. Poi ci sono le aste. Nelle aste partono tutti da 4 minuti. Se vedete, io lo metto sempre qua, metto in ordine per età, tac e tac, così vado subito per i ciottenni e vediamo subito quelli che sono un pochino più forti. Poi qua abbiamo tutto, da 2 stelle a 3 stelle fino a una stella arancio e così via. Non sono mai giocatori fortissimi qua. E qua fai un giocatore che ti interessa, te lo selezioni e vedi che c'è l'asta. Ecco, allora, sono già arrivati a offrire 24 token per questo giocatore qua. È giovane, ha 18 anni, ha un'abilità sui calci di punizione, vedete? Quindi è un giocatore che è giovane, probabilmente è di prospettiva. Possiamo vedere anche le sue statistiche, magari come... Eccolo qua. Questo qua nell'ultimo campionato ha fatto 20 partite, 3 volte uomo partita, 11 gol, 14 assist. Cos'è? Un attaccante. Un giallo. Ha preso come forma, come voto diciamo, 7, 8, 8, 10, 10. In tutto ha fatto 11 gol e sì, è il primo anno, il giovane situato. In Champions ha fatto 9 partite, 6 gol e 7 assist. In Coppa 9 partite, 2 volte uomo partita, 5 gol e 5 assist. Qui è un giocatore che sicuramente è di prospettiva. Se avessi bisogno di una punta magari ci proverei anch'io. Se avessi bisogno di una punta e avessi token, bene, questi qua vedete già come sta aumentando. Sono arrivati a 25 token offerti. Magari a volte arrivano, ecco, diciamo che massimo 30, io di più di 30 nessuno spende per un giocatore, 30-40. Considerando che quando vai a comprare quelli già fatti, che abbiamo visto prima, no? Questi qua, ti sparano dai 60 in su, vedete, 69, 64, in base all'età e in base alle stelle. Vedete, per esempio, Vickers, 23 anni, però non ha l'abilità speciale, quella diciamo, la SDG, non ha quella. Ha 23 anni e ti sparano 64 token. La punta, che ha solo un anno in meno, Godoy, però ha l'abilità SDG, che è il falso 9, ci sparano praticamente 89 token, quindi tantissimi in più, perché controllo molto quelle abilità. Dopo tu le puoi portare da livello base, livello medio, livello alto, man mano che giocano, c'è anche qua, c'è un'immensità. Via. Ciao Zirwisk, come va? Come va? Sto spiegando un po' a tutte le 200 persone che sono entrate come funziona Top 11, un giocone manageriale di calcio molto impegnativo, non è semplice da affrontare, da capire, perché ha tante cose. Fai conto, un football manager praticamente c'è tutto, dalle finanze a comprare i giocatori, a giocare, a simulare, a preparare la squadra, a fare allenamenti, a vendere, c'è tutto, poi c'è i bonus. Purtroppo è anche un gioco in cui si shoppa, infatti la maggior parte di giocatori che sono fortissimi shoppano chissà quanti milioni di euro, ma fanno le squadre da manicomio e shoppano. Comunque dai, io faccio questa, non so da quanto tempo sono online, mi sa che sono online da un'ora e 8 minuti. Resisto ancora un po' e poi vediamo. C'è molto da raccontare in questo gioco, c'è tantissimo da fare. Io spero che si senta bene, ho messo la musica più bassa sotto consiglio di Alessandro, perché c'è che era un pochino altina all'inizio, quindi ho regolato quella. Il video mi sembra che si veda bene, l'iPad tiene botta, vedo la chat, vedo chi entra, chi non entra. Però ecco, io non capisco, ho provato con un mio account a fare il seguimi. Ah, non avevo messo i seguimi qua, ecco perché non mi è venuto fuori l'iconcina. Porca miseria, me l'ho scordato. Va bene, lo metteremo per i prossimi video. l'alert l'ho scordato, l'ho preparato, l'ho fatto tutto bene di sera, il mio alert, e poi non l'ho messo nella mia scena. Grande, che bravo che sono. Va bene, torniamo sul nostro gioco, sul nostro Top 11. Io sono Tufo Mix, per gli amici anche Petronio Teas. Mi trovate su Twitch, non sempre, il lunedì sera con Gran Turismo, la domenica mattina probabilmente con, come cavolo si chiama, mi è uscito anche il nome, con Ark, gioco di dinosauri, simulazione di dinosauri con addestramento eccetera.
domenica mattina verso le 9, 9 e mezza, sempre su Twitch, e poi sono anche su YouTube con altri video eccetera di altri giochi. Allora, eravamo arrivati alle aste, osservazione e le aste, quindi ci sono quattro modalità di trasferimento. Nel momento due sono chiuse, le altre sono funzionali, dipende anche dall'arco del campionato. Come dicevo, appunto, le trattative tra giocatori si aprono verso il 20esima giornata, la 22esima e così via. Dopo abbiamo il vivaio, abbiamo quattro slot, io tre li ho già riempiti, e di fianco abbiamo 8, 9, 7 offerte di giovani 17enni. Io ho preso due a costo verde, che sono alcuni che l'ingaggio 4 token, 2 token, 5 token, uno è gratis e così via. Io ne ho presi, ne ho messi negli slot 3, 2 erano gratis e uno era 2 token, però era Papini, che è un difensore che ormai devo fare un cambio generazionale, perché i miei difensori si stanno un po' stancando, quindi devo metterci su un difensore nuovo. L'ho preso per 2 token, lo farò crescere. Durante il campionato salteranno fuori delle possibilità di far crescere i giocatori. In questo momento non c'è ancora nulla, però verranno fuori possibilità usando dei riposi, usando dei token, usando dei medikit, usando dei morali. Si possono aumentare i giocatori, aumentare le stelle e dargli, aggiungere un ruolo e metterli anche dargli anche un qualcosa di specifico, calcio di punizione, rigore eccetera, queste cose qua. Insomma, si può, durante l'arco del tutto campionato, tu fai crescere i tuoi giocatori. Se vuoi fare crescere tutti e tre, spendi di più, spendi non a livello di soldi, oddio, anche qua shoppano, però non è che spendi a livello di risorse, quello che hai, cioè i riposi, i morali, i token se ne hai, ovviamente, come dicevo prima all'inizio, loggandoti ogni giorno c'è un regalino, puoi avere un token, puoi avere un riposo, puoi avere eccetera così via. Al settimo giorno c'è qualcosina in più, ovviamente anche questo lo devi decidere all'inizio, non è uguale per tutti. C'è chi magari può avere subito tanti token all'inizio del gioco e poi non la vende più durante tutto il campionato. Dopo vediamo anche questa cosa qua, appena finita questa cosa vediamo quella. Quindi qua abbiamo 4 slot, 4 giocatori di 17 anni che portiamo qua, possiamo far crescere uno solo, 2, 3, tutti quelli che riusciamo a far crescere. Il prossimo anno a costo zero li faremo entrare in squadra, quelli che vogliamo. Possiamo far entrare in squadra tutti e 4 e poi magari tenerne uno e venderne 3, oppure possiamo far entrare solo uno, due, e gli altri proprio mandarli via, però lì in quel caso non ci guadagni, conviene magari prenderli, pagargli lo stipendio per il primo anno e poi venderli subito, e magari sono giovani, qualcosa si tira su. E questo è il reparto. Qua, ecco, una cosa che non ho detto, ogni schermata c'è in alto regole che spiega tutto, ti spiega tutto quanto quello che si può fare. Adesso qua magari per il vivaio c'è poco da spiegare in questa schermata, però in tante cose diverse ti spiego tante altre cose. Calendario, campionato, volevo farvi vedere come funziona finanze. Andiamo nelle finanze qua, sì, è questo, questa è la pagina delle finanze. È importante non tanto perché per quello che sì, vedete, avete sott'occhio le spese e le entrate. Qua c'è un bonus di edizione, che è l'unico bonus che faccio io, che sono 4 euro mi sembra e 90 al mese, però mi assicura tutti i giorni un token, insomma qualcosina in più rispetto alla base. La base è questa qua. All'inizio del gioco voi potete se scegliere come avere i token iniziale. Con incassi costanti, prima scelta, ottieni un token al giorno in ogni caso. Tu che entri, che giochi, che non vieni, che lasci l'iPad o il telefonino spento, che non giochi proprio top 11, tutti i giorni hai un token. Quindi in un campionato che sono 28 giorni avrai 28 token. Bonus di edizione, che è quello che sto usando io, scusatemi, non è quello pagamento, ho sbagliato, quello è un'altra cosa.
dedizione, qua tutti i giorni ti devi sempre collegare, tutti i giorni avrai tutti i giorni un token, durata 10 giorni. Ottieni un token quando firmi, ottieni un token ogni giorno, ottieni un extra se torni per 4 giorni consecutivi. Quindi qua, diciamo, è quello che fai più token di tutti, è quello che ne fai un po' di più. Alla fine, se fai tutto quello che devi fare, arrivi a farne 35. Vinci i tuoi token, qua invece sconfiggi gli avversari e campionati per ottenere più token, qui puoi arrivare fino al massimo a 30. Durata fino a fine stagione, ogni vittoria in campionato un token, vinci il campionato 4 token, termina la stagione dell'altro posto 2 token, così via. Qua è in base al tuo comportamento, io non è che l'ho presa molto in considerazione. E poi soldi facili, in questo momento è spento perché ottivo quell'altro, quindi non posso farla. Qua tirano 21 token all'inizio del mese e poi non le vedi più. Magari se inizi proprio da zero, che vuoi subito avere qualche token, uno può fare questo, ne ha 21, per un mese non le vedi più. Io preferisco fare quella che tutti i giorni io entro, almeno una volta entro al giorno, e a fine mese ne ho 30-35, e forse è la migliore. Seconda cosa, abbiamo anche da pagare. Oggi non ho firmato. Abbiamo anche la sponsorizzazione, la possiamo fare per un giorno, settimanale, bisettimanale, stagionale. Ovviamente se la fai stagionale la fai una volta e non ci pensi più e guadagni 2 milioni. Se la fai bisettimanale e ci pensi 2 volte in un mese e basta. Se la fai settimanale ci pensi tutte le settimane. Quella più vantaggiosa è quella fai tutti i giorni, alla fine prendi più soldi. Infatti se vedete la percentuale, 40% in più rispetto a quella stagionale. L'importante è che ogni giorno che entrate cliccate sopra al tastino sponsorizzazione e vi dà i soldini. Qua abbiamo gli incarichi, una sorta di bonus di sponsor speciale. A sfide, io alcune ne ho già fatte, vediamo se eccole qua. Vedete, sono un po' offuscate perché le ho fatte. Avversario amichevole, vinci 2 partite amichevoli, quindi non mi sono fatte con le mie squadre, l'ho vinto e mi ha dato 20 punti. Poi c'era un regalo per il 3D, 20 punti in omaggio. Poi organizza 3 sessioni di allenamento con almeno 3 AMC, l'ho fatta e mi ha dato altri 20. Promozione per i giovani, insomma. Tutte quelle che voi fate, man mano venendo fuori 3-4 ogni 3-4 giorni, se riuscite a farle, vi dà dei punti. Con i punti sbloccate le ricompense e se le vediamo. In questo momento sto facendo la sfida del campionato, devo fare 7 vittorie di campionato per avere 60 punti, la prima sopra. Ne ho fatta una perché la sfida è uscita ieri sera, oggi ne ho vinta una, quindi devo vincere 7 di campionato, non conto se vinco in coppa e amichevole, di campionato. Quindi praticamente passano 7 giorni per fare questa sfida, alla fine mi dà 60 punti. Le ricompense, eccole qua. Beh, cominciamo dall'inizio, ecco. Man mano che ti fai dei punti, qua vai su, ecco, con 20 punti, ecco, attenzione, standard e premium. Quello che vi dicevo prima, lo standard ce l'hanno tutti, è aperto a tutti i giocatori. Il premium è aperto a quella specie di shoppata da 4,90€ al mese che faccio io, che però mi dà il doppio di premi tutte le volte che c'è un bonus. In questo caso mi ha dato, come sopra con il bonus standard ti dà 3 riposi, a me mi ha dato 3 riposi sopra e altri 50 sotto perché avevo il bonus. Con il bonus mi ha dato il supporto delle leggende che mi fanno il tifo, che mi aumentano la percentuale di posso parlare durante le partite. Anche questo è una cosa che è importante. Io l'ho fatta, 4,99€, lo so, magari c'è chi non vuole spenderli. Questa piccola spesa io l'ho fatta. E andiamo avanti, ecco, man mano che ho fatto i punti, con 40 si sbloccano poi dopo anche dei medikit. Con 5 abbiamo sbloccato un 5% di più di abilità di contrasto per un giocatore a tua scelta. Sotto abbiamo anche il cross che ho fatto, vabbè.
Poi dopo con arrivare a 100 punti ti ha sbloccato un giocatore al top, e man mano che vai avanti ti sblocca tantissime altre cose, 5 morali, poi ha sbloccato attributo finalizzazione più di 15%, questo qui allora, ovviamente l'ho dato alla punta, giocatori al top te ne ha sbloccati degli altri ancora, con 290 punti mi ha dato 5 token, e qua invece mi ha dato una del Santa, eccolo qua, scegli un ruolo da aggiungere a un giocatore a tua scelta, soltanto i giocatori che non hanno, che hanno meno di 3 ruoli possono avere uno, non ho quello, ce l'ho quello qua perché non ho quello deciso, è uscito, a chi dare la ricompensa, cioè a chi dare il ruolo in più, non ho quello deciso, come questo sotto posso dare praticamente un'abilità gratis a un giocatore a mia scelta, un giocatore però che non abbia delle abilità. Purtroppo io sento a vedere tutti i miei giocatori hanno almeno un'abilità, quindi il primo giocatore che riuscirò a comprare con 0 abilità ne posso schiaffare uno. In questo caso io quella non la uso, non lo sfrutto, questa qui non lo sfrutto. Il prossimo premio, vabbè, una maglia esclusiva non mi interessa, uno stemma esclusivo, dopodiché avremo attributi coraggio e creatività di 10% in più, e poi vedete allenamento, ecco, però ci sono gli allenatori per il vivaio, vi dà un 8% in più a un giocatore del vivaio, e questi sono molto importanti. Quello sotto è un 2% in più di velocità per il recupero nell'allenamento. Poi dopo dare il premio, ecco, un'altra prima abilità speciale come quella di prima a un giocatore a tua scelta, e mi fa uscire sempre qua, e mi fa sempre uscire qua, è molto sensibile l'iPad. Dopodiché ti dà un campo nuovo, ti dà la prima abilità speciale, attributi, stemma esclusivo ancora, allenatore abilità speciale, ecco, questa è l'allenatore abilità speciale del vivaio. Possiamo dare un'abilità a un giocatore giovane, tipo, non so, calcio di rigore, calcio di punizione, regista, difensore di testa, muro di difesa ovviamente. Quindi sono utili per quando creiamo un giovane da vivaio. Di fianco invece, ecco, dopo arrivare a 1440 punti arriviamo addirittura, ti dà un DC, un giocatore difensore gratis da 5 a 7 stelle con l'abilità speciale di muro di difensivo, quindi è anche uno tosto, 5-7 stelle, quindi è buonino, e ti dà anche l'abilità di muro, quindi, e così via andando avanti fino ad arrivare fino alla fine. Questo è il bonus speciale che faceva parte sempre qua nella categoria finanze. Come ultima cosa, come vi dicevo prima, via questo qua, i biglietti e i bonus. Vedete, abbiamo le quattro selezioni ben distinte: campionato, Champions League, Coppa e amichevole, che incorpora anche le associazioni. Per quello che io ho speso bonus, vedete sotto 12.9 milioni, perché li ho spesi perché l'avevo messi con l'associazione e me li ha presi con l'amichevole prima, non è importante. Ecco, c'è sotto qua c'è il prezzo del biglietto. Io il campionato l'ho messo più basso rispetto alla Coppa attualmente e alla Champions, perché ovviamente la Champions si paga di più, i tifosi pagano di più, e quelli sono appunto in base, il prezzo attualmente fa sì che gli spettatori arrivino più o meno. Se voi fate un prezzo molto alto, lo stadio non sarà pieno, non avrete il bonus durante la partita, quello che vi dà il possesso di palla, la percentuale. Quindi cercate di regolare un prezzo di avere lo stadio pieno. Stadio pieno, il bonus è al massimo e avete sempre voi un po' più di possesso di palla. Dopo se c'è anche l'avversario, può esserlo anche lui, però intanto. Quindi prezzo fate un po', provate, si parte da 40, se lo stadio è pieno fate 60, ancora pieno fate 80, cala la gente, fate un po' di meno, fate 70, fino ad arrivare a un prezzo, io all'inizio ho fatto così, fino ad arrivare a un prezzo in cui lo stadio è pieno e voi ci guadagnate. E poi attualmente ad ogni scelta, campionato, c'è anche il bonus della vittoria. Io il campionato ci ho lasciato 8 milioni, ma anche qua vedete si può cambiare. Motivi ricompensi dei tuoi giocatori con la vittoria, 8 milioni e 8, porti a 8,85, a 13 e crossare 8, e sotto stabilisci il prezzo settore per settore, campionato, Champions, eccetera, Coppa e
e questa era la parte delle finanze che è importante, non è da sottovalutare. Eravamo arrivati al vivaio. Dopo il vivaio abbiamo il calendario. Ti mostro le partite che devi fare. Ecco. Io stamattina ho fatto due amichevoli, perché c'è il premio dell'amichevole, il bonus con l'amichevole, ne ho fatte due. Ho fatto una partita di campionato, due pari, ho giocato con una squadra un tantino più forte di me. E abbiamo la partita che abbiamo fatto prima, amichevole, 7-0, vedete, e stasera alle 7 c'ho verde perché è la coppa, rosso è il campionato, blè è la Champions, vedi, colori diversi, bianchi sono le amichevoli. Stasera ho la partita verso le 7:15, va bene. Cambiamo sezione, vedi sotto i tre puntini, vuol dire che sono tre sezioni, andiamo alla seconda sezione. Qui sono le partite dei nostri amici. Allora, Society, questo qua, è un ragazzo che gioca con noi in associazione. Ci clicchiamo sopra e io posso andare a fare il tifo per lui. Ecco qua, Mr. Robot, vedete che di fianco al nome tifo in casa c'è un'iconcina azzurra con due giocatori, con due player, e l'altra parte non c'è, vuol dire che è un mio amico. Io clicco tifo in casa e farò il tifo per lui e gli darò un 2% in più. Ecco lui che batte la punizione, vediamo cosa fa nell'angolino. Ecco, lui ha rinominato, ecco, vedi, Ronaldo, lui giocatore li ha rinominati, ci ha messo Ronaldo, ci ha messo Chiesa, Vidal, non si vede che è juventino, Chiellini, no, non si vede che è juventino. Lui li ha rinominati, adesso sta vincendo 2-0, possiamo vedere i suoi highlight, vediamo se fa gol anche adesso, sì, Ronaldo ancora, possiamo vedere i suoi highlight, ha fatto 3 gol con Ronaldo, passa assist di Chiesa e di Buonuomo, che quello non l'ha cambiato ancora il nome. Possiamo vedere i tifosi che ci sono, ok. Ora lui gioca in casa, quindi c'è il 5% che lo stadio ce l'ha pieno, vedete 260.000 spettatori, cazzo quanti, 5%. Poi c'è lui che è Mr. Robots, che ha l'8%. Poi c'è il supporto delle leggende, che avete visto che si prende col bonus, quindi c'è altro 5% in più. La connessione è caduta, adesso ritorna, capita. Poi c'è Mr. Robot, che è un suo secondo account, quindi gli dà il 2%, poi sono io, Tuffo Mix, che gli do un 2%. Alla fine lui ha in tutto un 20%, il suo avversario non ha niente, non segue neanche la partita, ma penso che non, il suo avversario che non gioca più, non gli frega più niente probabilmente. Quindi lui ha un 20% di possesso palla in più, lo notate anche dalla riga sotto, vedete, adesso non si vede, c'è la partita qua adesso, vediamo, tiro di testa, gol di Poppe. La riga sotto, che metà è gialla, metà è viola, ecco, questo è il possesso palla, lui è viola e l'altro avversario naturalmente è giallo. Da lì si vede il possesso palla, i tifosi, vedete che c'è è arrivato un punto esclamativo, vuol dire che si è unito probabilmente un tifoso, qualcuno si potrebbe essere unito, forse è solo un bug del gioco, via. Altro gol, buon uomo. Quando fai il tifo per un'altra persona, fate il tifo, basta entrare una volta, cliccare sul suo nome, automaticamente hai fatto il tifo. Se io adesso esco e ne vado via, il tifo gli rimane per tutta la partita, quindi non dovete seguire per forza la partita, tutta la partita di un vostro amico. Se volete dargli una mano a fare il tifo, entrate, cliccate sul suo nome, tifo, andate via e rimarrà il tifo fino alla fine e lui non avrà problemi, quindi non è obbligatorio perderci tutti i quei 5-6 minuti, sono, non è che sia lunghissimo. Questa è la nostra formazione, quindi quello del calendario, le nostre partite, giriamo seconda fascia, i nostri amici, che se vedete sono tutti quelli che sono in azzurro, lo vedete da quello, c'è la coppa, campionato, coppa dei campioni, c'è tutto quanto. Terza slide, terza parte, quelli che giocano in questo momento. Qui vediamo solo quelli che giocano adesso, per non mettere troppo casino, vediamo solo quelli che stanno giocando. Beh, una è appena finita, va bene, e due stanno ancora giocando, uno campionato, Valeria, e invece Saigon sta giocando un amichevole, e questo è il calendario. Poi c'è il campionato, non è che finisce qua, siamo messi malino, non siamo tanto avanti, siamo quinti perché abbiamo perso la prima partita che abbiamo giocato contro l'Avellino e l'abbiamo persa di butto perché lui è uno che scioppa. Questo è l'Avellino,
vediamo la tua squadra, è uno che shoppa un casino, questo qua. Ecco i suoi giocatori. Ecco, ovviamente quelli forti sono in panchina che non vuole farli vedere. Vedete tutte le stelle rosse che ha? Questo è uno che shoppa, perché non può uno che essere alla pari con me come tempo e tutto, avere tutti gli anni due stelle più di me quando eravamo uguali prima. C'è qualcosa che tragia. Comunque, shoppare si può shoppare, è lecito. Soldi sono tuoi, ci fai quello che vuoi, tu paghi e fai quello che vuoi. Comunque è primo perché le vinci sempre tutte, fa una marea di gol, però in testa alla classifica canoniere ci sono io con Cosmai, la mia punta di diamante, che poi non è una punta, è una destra, però è fortissimo. E l'ultima partita ha fatto un sacco di gol e sono primo in classifica. Qua abbiamo i gol segnati, la migliore media voto del giocatore e quello che ha fatto più assist. Io con William sono con 4 assist, vedete che i miei sono quelli in verde che si vedono, quelli che vedete che sono in azzurro sono i vostri amici. Campionato, questo è il campionato, se scorro di uno a destra le partite della giornata, vedete? Oggi io ho fatto 2-2 con 2-6 gol che per giunta è anche uno dei miei amici. Sono quelli di domani e oggi siamo praticamente alla quarta di campionato. Partire di domani e così via, fino in fondo c'è tutto il campionato. E questa è la nostra classifica con le ultime 5 partite sempre giocate, vedete in verde vittoria, perché quello è un classico di tutte le simulazioni manageriali, è uguale per tutti. Le prime 4 squadre, vedete che sono in azzurro, vanno in Champions, le altre 4 arancioni vado in Europa League. E alla fine del campionato, come vi stavo dicendo, al prossimo campionato i vostri giocatori scenderanno tutti quanti di una stella, a meno che, perché voi però aumentate, adesso siamo in divisione livello 47, vedete sopra in alto, se io arrivo tra i primi mi sembra 8, automaticamente vado a livello 48. Tutti i miei giocatori perdono una stella automaticamente. Invece quelli che non vanno a livello 48 rimangono con le stelle che hanno. Tanti player sfruttano questa cosa, nel senso che fanno 2-3 campionati perdendole tutte. Cosa vuol dire? Che i loro giocatori non perdono mai le stelle e loro rimangono magari solo a livello 30, rimangono 30. Tutti quelli che avanzano da 29 al 30 perdono una stella. Il mese dopo vanno 30, perdono un'altra stella e vanno su. Tu rimani lì per 2-3 mesi, non perdi mai le stelle, ti trovi con una squadra che è 200 volte più forte dopo 3 mesi dei tuoi avversari. Tanti giocano su questa cosa qua, non spendono una lira, arrivano ultimi, penultimi, cercano di mettere le formazioni sbagliate, mettono i portieri in attacco, i difensori in attacco, l'attaccante in porta, fanno non so un 1-1-10 o un 5-5-2, insomma fanno formazioni stranissime, le perdono tutte, rimangono in categoria, però non perdono la stella, al contrario degli altri che salgono con loro nella loro categoria, che perdono la stella. Quindi dopo 3-4 mesi hanno delle squadre fortissime, tanti giocano su questa cosa, riflettete. Ciao Ale, buona serata, alla prossima. Scusa che non avevo visto il messaggio e poi neanche qua non vedo neanche l'ora, comunque vedo il messaggio. Ok, bene, siamo sempre qua con questa live. Io sono Tufo Mix, siamo sulla piattaforma Viola Twitch e stiamo cercando di spiegare un po' Top Eleven, una simulazione calcistica nata su Facebook e poi approdata dopo qualche anno su Android e su iOS, su iPad, su iPhone e sui cellulari. E il gioco è nato nel maggio del 2010, quindi diciamo che è molto molto vecchio come gioco. Io mi sono iscritto praticamente a questo gioco, vi faccio vedere, ho cominciato il 14 novembre del 2012, praticamente dopo 2 anni che c'era il gioco io mi sono iscritto. Ho giocato un annetto e mezzo, poi mi sono un po' stancato, giocavo anche da solo e ho ripreso da 1 anno in compagnia di alcuni amici, abbiamo anche fatto un'associazione, questa è tutta un'altra storia, perché l'associazione è un'altra perla che si va ad aggiungere a questo gioco, perché non è che il gioco sia poi così semplice, abbiamo tante di quelle cose che
chi più ne ha più ne metta. Oggi comunque abbiamo parlato della rosa, dell'allenamento, dei trasferimenti, del vivaio, del calendario, del campionato. Mi sa che per oggi è anche sufficiente questa spiegazione, perché il gioco è bello complesso, non vorrei farvi poi scoppiare il cervello. Facciamo un breve riepilogo iniziale. Schermata principale, a destra abbiamo tutti i nostri amici. Amici che giocano. Per giocare a Top Eleven bisogna essere su Facebook, perché l'account lo prende anche da Facebook. Quindi tutti gli amici che avete su Facebook che giocano a Top Eleven vi saltano fuori qua. Non dovete fare nulla. Avete un amico che gioca a Top Eleven? Viene fuori qua. Avete giocato a Top Eleven con uno che non è vostro amico su Facebook, ma volete che sia amico? Fate l'amicizia su Facebook e automaticamente vi salta fuori qua. Ok. Gli amici. Pagina principale, sopra in alto scorrono, abbiamo le cose che ci sono giorno per giorno, abbiamo il campionato amichevole che si può fare, sfide capocannoniere, video esercizi, ecco, facciamo video esercizi, questa è un'altra cosa che da poco che c'è, praticamente vi dà la possibilità di dare qualche percentuale di livello a un giocatore della vostra squadra. Si gira la ruota. No, mancano ancora termini, che è successo? Non parte, perché non parte? Tempo di... Ah, manca ancora un'ora, non posso farlo. Si può fare ogni 6 ore, l'ho fatto stamattina, probabilmente non posso, a mezzogiorno non posso ancora farlo. Vi spiego brevemente, voi qua girate la ruota e vi viene fuori un attributo, velocità, posizionamento, tiro, quello che è, e il per, da 1 a 5 per. Vi viene fuori il posizionamento a 5 per, ok. Di fianco avete assegna. Avete sulla assegna e vi viene fuori la lista dei vostri giocatori. Scegliete il giocatore a cui volete attribuire questa percentuale in più di valore. Automaticamente gli aumenterà il valore in quel ruolo, in quella velocità o in quello che è, insomma. Quindi ci sono, mi sembra, da vedere 4-5 video ogni 6-7 ore. Quindi gratuitamente potete aumentare un po' i vostri giocatori. Ok, video esercizi è questo, abbiamo il tour delle lezioni leggendarie, questi sono tutti gli eventi che poi potete guardare uno alla volta, sfida del capocannoniere, è praticamente è automatico, tutti iscrivi e poi non devi fare nulla, a fine campionato, il capocannoniere del campionato, che è quello che ha fatto ovviamente più gol, e vince un premio, vince due volte, vediamo cosa vince questa volta, non vince sempre le stesse cose, in questo caso cosa vincerà? In questo caso vince 10 riposi più 30% di attributi in finalizzazione, il che non è mica poco per un attaccante, se mettiamo che questo qua c'ha un 100% e gli va a 130% di attributi in finalizzazione, quindi è una cosa che è buona. Ecco, se a fine campionato i giocatori sono due a pari merito di due squadre diverse, lo vincono entrambi. E sono due della tua squadra, lo vinci solo uno. Questa è una fregatura, però funziona così. Comunque, questo è l'evento. Gli eventi sono tutti qua sopra, si sfilano, si guardano, ma li potete anche trovare nel menu principale, andando in basso, eventi, eccolo qua. Sempre gli stessi, però qua sono specificati uno per volta, eccoli qua, video esercizi, tour lezioni leggendarie, campionato amichevole, per vale sono entrato, torniamo fuori, eccoli qua, non mi fa più uscire, perché non mi fa più uscire, voglio uscire, non mi fa uscire, ok, eventi, ok, pagina principale l'abbiamo, se ci fa tornare, ok, poi sotto gli eventi c'è la partita che andremo a fare la prossima, la nostra in questo caso è alla Liga Verde perché è di Coppa, giocheremo fuori casa e affronteremo il Lupi Trader fra 28 minuti circa. Sotto, due file sotto, abbiamo l'ultima partita che abbiamo giocato, 2-2 vedete, ok. Di fianco abbiamo gli sponsor speciali, che sono quelli che abbiamo visto prima, delle sfide, degli incarichi, quelli sotto sono quelli che ho già fatto, quelli sopra sono in essere, ogni 2-3 giorni se ne sbloccano di nuovi, non so, dovete fare top goal, top assist, fare degli allenamenti,
fa crescere un giocatore, vi darà dei punti, i punti poi li vediamo dalla parte di qua con le ricompense, e vi dà delle ricompense, dei token, dei riposi, degli attributi per i giocatori, anche dei giocatori stessi, degli allenamenti per il vivaio, eccetera. Questi qui sono i premi che dà sbloccando tutti questi incarichi. Poi sotto agli incarichi abbiamo l'assistente. L'assistente è tutti i giorni voi potete mandare ai vostri amici un qualcosa, o un bonus abilità, o un riposo, o un bonus morale, o una terapia, e attualmente ve ne potrà arrivare solamente uno per tipo a voi, quindi 4. Cosa vuol dire? Se due miei amici mi mandano terapia entrambi, me ne arriverà solo uno. Se 4 miei amici mi mandano uno terapia, uno bonus, uno riposo, uno, e uno abilità, me ne arriveranno tutti 4. Al massimo me ne arrivano 4 in tutti i casi. Se io ho 20 amici che mi mandano 2-3 bonus abilità, 2-3 riposo, 4 del morale, 5 terapie, me ne arriverà sempre 1-1-1-1. Quindi al massimo ti arrivano per tipologia tutti 4, ma uno solo. Poi sotto vedi i giocatori che scadono, oppure che sono al top, le condizioni, eccetera. Vedi gli ultimi che hai venduto. Io oggi ho venduto Hagen all'asta per 102 milioni, un giocatore che non mi serviva, era triplo nel suo ruolo, quindi non mi serviva, l'ho dato via, e adesso 27 giocatori su 28, il massimo che ne avete sono 28 di giocatori, mi raccomando. Poi abbiamo firmato il contratto per della TV, perfetto. Il contratto giornaliero che ho firmato, che mi dà 4 milioni e 42 al giorno. Esatto, la carta mensile, che è quel bonus che ho preso io, e via così. Sotto il centro medico, che io ce l'ho al massimo della sua capienza, che mi dà 7 riposi ogni tot giorni, mi è rimasto un giorno, no, riposi, medikit, scusate, e il campo di allenamento che mi dà 7 riposi, anche lì ogni tot giorni. Anche quello è una cosa da vedere, perché noi abbiamo praticamente, non siamo ancora arrivati lì, perché lì è lo stadio praticamente, abbiamo tutto da ampliare. Noi all'inizio partiremo con un piccolo stadio, una piccola capienza, una piccola infermeria, un piccolo vivaio. Andando avanti, pagando, non con i token, con i soldi, i verdoni, pagando andremo a migliorare l'infermeria, a migliorare il vivaio, a migliorare questo, a migliorare quello, a migliorare i seggiolini, a migliorare le luci, a migliorare il turno di gioco, il campo. E più andiamo avanti, più andiamo a sbloccare alcune cose, appunto fra queste, quindi qua praticamente sbloccheremo, potremo avanzare queste qua sotto. Centro medico e campo di allenamento, che io li ho al massimo, ma inizialmente li avrete a 1 e a 1. E a 1 e a 1 non vi danno 7 medikit e 7 riposi ogni 5 giorni, ma molto molto meno. Quindi anche lì, man mano che avete un po' di soldini, una volta le poltroncine, una volta le luci dello stadio, una volta l'infermeria, una volta, cercate di aumentare tutto, perché lo scopo del gioco è quello. Io vi dico, sono tanti anni che ce l'ho, che gioco, quindi praticamente all'inizio, già il primo anno, in un anno e un mezzo, avevo tutto lo stadio che era al massimo completo, perché c'era, poi fare benissimo. Poi vi dico un'altra cosa, 11 anni fa non c'erano tutte queste cose che ci sono ora, il 3D, tutte le sfide, c'era semplicemente il campionato, le due coppe del campionato, e finiva lì. L'allenamento molto molto più semplice, senza i bonus, senza tutte le era una cosa molto molto più semplice e anche più veloce da fare. Oggi, al giorno d'oggi, se vuoi seguire Top 11, se vuoi giocarlo bene, divertirti, se non vuoi spendere soldi, devi starci, non dico 2 ore, ma un'oretta buona nella giornata, magari mezz'ora se la potete anche fare, ma bisogna dedicarglielo per fare allenamenti, per entrare e prendere i punti, fare l'allenamento, preparare la squadra, giocare le partite. Ci vuole, bisogna star lì, tutti i giorni devi starci lì. Ovviamente, se tu un giorno non puoi giocare, che sei impegnato, sei un matrimonio, sei via, non puoi fare, prepari la squadra il giorno prima, ti prepari tutto il tuo allenamento, ti fai la formazione ideale, tutto quanto. Se non ci sei,
puoi vincere. Io ho vinto partite contro squadre a mio livello, anche più forte, che non c'ero. Non ho fatto cambi, non facevo durante la partita le vari spostamenti, durante il gioco puoi anche spostare i giocatori, avanzare un centrocampista, arretrare un attaccante, mettere la difesa 5 anziché a 4, puoi fare quello che vuoi durante la partita. Io tutte queste cose non le ho fatte perché ovviamente non ero presente, ma le ho vinte le partite, quindi non è detto che se non ci siete non le vincete. L'importante però, se volete andare avanti con i token, con i soldi, è una volta al giorno, un secondo, a meno entrate, cliccate sullo sponsor, cliccate su quelle cose lì e almeno riuscite a non perdere soldi, se no alla fine naturalmente tutti i giorni vi ricordo anche di passare da questa schermata, perché avrete da prendere. Sicuramente i vostri amici vi manderanno un riposo, un morale, e voi basta che ci cliccate sopra e vi arriverà a voi e vi si andrà ad aggiungere sopra dove avete i vostri. Questa è la pagina iniziale, sotto più in basso vedete giorno della stagione, campionato siamo al quinto posto, in Champions siamo ancora nel girone, in Coppa siamo ai sedicesimi e nella situazione siamo in semifinale. Ti fai vedere praticamente dove sei. Posso anche usare il mouse, si vede, ma potevo anche usare il mouse, non ci ho pensato, ok. Comunque sotto vi fa vedere, tranquillamente. No, forse il mouse non si vede. Lo vedo solo io il mouse, voi non lo vedete, ok. A questo punto cosa ci rimane qua? Siamo forse a metà. Via. Siamo a metà, abbiamo visto praticamente la prima pagina, abbiamo visto la rosa. In campo, fuori campo, titolari, le tattiche che potete cambiare, vi ho detto un po' di tutto, ma se c'è qualche dubbio scrivetemi un messaggio, lasciatemi qualcosa sotto il video, anche se lo vedete anche domani, dopodomani, non è importante, e io vi risponderò con tutto quello che so, con le mie conoscenze, con quello che ho imparato giocando, vi risponderò. L'allenamento è una parte molto molto complicata, molto difficile, c'è il bonus da portare su che è questo, che è molto importante per quando giocate, perché date una spinta in più una volta l'attacco, una volta il possesso, in base al vostro gioco poi. E per avere questi qua al 10 bisogna tutti i giorni, almeno io lo faccio la mattina perché è la cosa migliore, fare un paio di sessioni di allenamento, due o tre sessioni di allenamento e andranno tutti a 10. Partendo dal presupposto che sino a 10, finisce la giornata, calano di 2%, quindi tornano a 8. Con gli allenamenti ritornano a 10. Ovviamente se la squadra è nuova avete tutto quanto a 0, vi vorranno un po' di più di allenamenti per arrivare a 10, però una volta che siete arrivati a 10% con le 4 tipologie, attacco, difesa, possesso e condizione, una volta che siete arrivati a 10%, persi 2 durante la notte, il giorno dopo con 2 sessioni di allenamento li recuperate. E sfruttare questo bonus durante le partite è molto importante, aiuta tantissimo a giocare bene e a vincere le partite. L'allenamento è abbastanza complicato, i trasferimenti diciamo forse è più semplice di quello che si pensava, ci sono anche le aste e lì spendi token e soldi. Se andate indietro nel video di un'oretta c'è tutto spiegato. Avete qualche problema, un messaggio e io poi vi spiego meglio tutto quanto. Il vivaio, abbiamo 4 slot vuoti da riempire e di fianco a destra un tot di giocatori, alcuni gratis, alcuni a 2, 3, 4, 5 token, sono vostri giovani, sono la vostra primavera. Quelli che volete li mettete negli slot vuoti e saranno quelli che poi cresceranno e che il prossimo anno andranno in prima squadra. Io ne ho presi 2 a costo 0 e 1 a 3 tocche perché era poi un difensore che mi serve. Vedete le stelle che hanno e in prospettiva quelle che possono avere, ma durante tutto il campionato vi potete allenare, fare avere delle attività, dei ruoli specifici, degli attributi, tutto questo usando dei riposi, dei token, dei morali, dei medikit, insomma quello che avete. Non importa shoppare, c'è gente che shoppa, si è fatto delle mega squadre, però il gioco è bello anche senza shoppare. E poi il calendario, abbiamo visto le partite nostre,
le partite devo fare così, le partite dei nostri amici, tutta la lista che va avanti finché giocano, e le partite che sono tuttora in questo momento in atto. Quelli che sono azzurri sono nostri amici, li vedete. Rosso, la righina rossa a sinistra della partita, campionato. La righina verde, la coppa. La righina black, che ora non c'è, la Champions. La righina bianca, le amichevoli. Ok. Il campionato, l'abbiamo visto prima, c'è la classifica. Se vi ricordate, giriamo a destra, ci sono le partite della giornata in corso, quelle di domani e così via, da domani fino alla fine del campionato. Se clicchiamo sul palloncino d'oro, i marcatori, i migliori con la media voto e gli assist effettuati, i giocatori che fanno più assist. Tra questi, solamente il marcatore, quello che farà più gol, a fine campionato avrà un premio dei riposi e 30% in più, mi sembra, di finalizzazione, una cosa del genere, poi non mi ricordo, ma insomma avrà un qualcosa in più da per il prossimo anno. Andiamo indietro, basta, la prossima è la Champions. Direi che dalla Champions in poi vediamo il tutto fino ad arrivare alla fine, che le news comunità, che sono poi le cose sì da leggere, ma sono solamente da leggere, le vediamo la prossima volta. Ah, si dimenticavo, sopra panoramica c'è posta in arrivo, tutto quello che fa i giocatori che arrivano all'inizio campionato, fine campionato, compri, vendi, eccetera, le notifiche, gli amici che ti mandano le ricompense che ti arrivano, quelle che mandi te, ti ringrazio tutto, perché c'è quelli che ti ringraziano perché li hai seguiti. Ovviamente quando voi seguite un amico nella sua partita, lui in cambio con un click vi può mandare, a volte arriva, a volte no, ma non è colpa dell'amico, è il gioco, se l'avete già avuti abbastanza non vi arrivano più. Vi può mandare un riposo, vi può mandare un morale, una terapia Medikit, oppure una percentuale di abilità in un qualche ruolo per un giocatore. E alla fine gli annunci, non hai messaggi, molto bene. Io direi che per quest'oggi vi ho stressato abbastanza, ho parlato per quasi 2 ore, vi ho fatto una capa tosta così, sarete anche un pochino forse stanchi, forse ho parlato tanto veramente, ho anche sete. Mangiare mangerei volentieri sempre, quindi quello non è un problema, però ho sete. Comunque io ero Tuffo Mix, abbiamo approcciato Top Eleven, un gioco della Nordeus nato nel maggio del 2010, su Facebook inizialmente, quindi su computer, successivamente approdato poi a telefonini, ai cellulari, iOS, Android, iPad, iPhone, ed ora conta tantissimi giocatori in tutto il mondo. È un gioco manageriale intrigatissimo, da qualche giorno hanno inserito anche il 3D, quindi tutte le azioni migliori della partita le fanno vedere in 3D, la grafica è un gioco, è fatto bene, diciamo che è cresciuto tantissimo e adesso sta spopolando, giocano in tanti. Non ho visto video in italiano dove spiega com'è il gioco, ho visto qualche tutorial che mi insegnano a fare allenamento, ma roba sempre di 2, 3, 4, 5 anni fa, versioni vecchie, molte in inglese, ma in italiano non avevo visto niente e ho detto perché non parlarne un po', non raccontare un po' com'è il gioco, magari a qualcuno piace, a qualcuno è interessato, ti passi mezz'oretta al giorno, ti svaghi. Se avete bisogno di qualche consiglio, informazione che non ho detto, scrivetemelo qua. Vi chiedo di seguirmi se non siete ancora cliccato il cuoricino per seguirmi. Io sono Tuffo Mix, questo video rimarrà tranquillamente qua per 15 giorni su Twitch, ma immagino, credo che ne farò uno specifico anche per YouTube, da rimanere nella storia, nel mio canale, punto. Poi chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vede non lo vede, non è importante. Io mi diverto a giocare ai videogiochi, a calcio, al football, mi diverto a parlare con voi, mi diverto così. A questo punto grazie, ciao a tutti, vi ricordo domenica mattina verso le 9 saremo qui con Ark, il mondo dei dinosauri, e lunedì sera con Gran Turismo 7 a fare un po' di corse pazze in macchina. Vi ricordo che sono anche su YouTube, dove portiamo Cyberpunk, dove portiamo eFootball,
qualche volta FIFA, qualche volta Elden Ring, qualche giochetto così e colà, tanto per divertirci e per stare in compagnia. Basta, vi ho stressato abbastanza e vi saluto, vi ringrazio tutti quanti, quelli che sono intervenuti, entrati, usciti, salutato, ho visto tante persone che sono passate di qua e che magari non hanno detto nulla, hanno visto cosa stavo facendo, sono andate via, non mi fregava nulla, però sono passate, il che fa piacere. L'importante è mettere l'impronta. Io sono nuovo in questo mondo, ovviamente non ho tanto seguito perché è poco che sono qua, però mi sto divertendo e va tanto bene così. Basta, vi saluto e vi do appuntamento al seguito di questo video, vi terrò informato, metterò un messaggio nel canale quando sarà disponibile, quando saremo pronti per fare la seconda parte di Top 11. Ciao a tutti di nuovo da Tuffo Mix. Ciao.